Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati con la 42esima puntata del nostro magazine settimanale. Come sempre, un'ampia panoramica su tutte le discipline sportive liguri, ricordandovi di visitare giornalmente i nostri portali www.liguriasport.com e www.stellenellosport.com. Oggi il nostro viaggio parte dal nuoto, perché Genova sarà capitale internazionale di questa disciplina con la 34esima edizione del Memorial Morena, che sabato e domenica si terrà alla Sciorba. Andiamo a sentire per la Sportiva Sturla il presidente Giorgio Conte e il consigliere Fabio Taddei. Giorgio Conte, la Sportiva Sturla è pronta sabato 20, domenica 21 giugno, il 34esimo Memorial Morena. Una grande soddisfazione di aver lavorato un anno per una manifestazione dai numeri di grande successo. Niente, come ogni due anni riparte il Memorial Morena. Siamo pronti, quest'anno ci sono parecchie novità, una che è in pratica sono ragazzi tutti più giovani, dai 10 ai 16 anni, abbiamo tolto il juniore e siamo ritornati all'antica, perché il Memorial Morena era partito come manifestazione per i giovani. È tutto regolare, ci sono tre squadre straniere, svizzeri, portoghesi e russi. C'è la nazionale, la rappresentativa della nazionale italiana, e ora come ora iscritti siamo sui circa 600-650. Ci sono primati che resistono da parecchio tempo, per chi le batterà insomma ci saranno anche dei premi molto importanti. Sì, esatto. Allora, intanto il primato più longevo è addirittura del 1974, stiamo parlando di Carlo Rossato, un esordiente A, che all'epoca era un grandissimo atleta che ha fatto anche carriera in campo internazionale. Tutti gli atleti che battono i primati del Morena riceveranno un lingottino d'argento, e poi sono previste, anche questo è un caso unico nelle manifestazioni natatorie giovanili, una medaglia d'oro per i migliori atleti di ogni annata. Una fantastica stagione 2014-2015 per la PGS Auxilium nella ginnastica ritmica, prima la promozione in Serie A e poi le quattro splendide medaglie vinte ai campionati italiani di specialità. Ne parliamo con il presidente Claudio Alvisi e con la responsabile della sezione ritmica Maura Rotta. Claudio Alvisi, ancora un grande successo, una settimana densa di appuntamenti con i saggi di tutte le sezioni, praticamente 3.000 persone coinvolte. Eh sì, abbiamo, questo è l'ultimo saggio, il saggio di ritmica. Siamo partiti con la danza, siamo passati alla pallavolo, alla pallacanestro, alla ginnastica artistica, insomma abbiamo mosso 3.000 persone effettivamente, e devo dire siamo anche molto felici delle nostre attività e soprattutto dei campionati, perché stasera abbiamo premiato la squadra che è salita in Serie A, quindi un grande orgoglio, e soprattutto anche altre ginnaste che hanno ottenuto a livello nazionale dei primi, secondi e terzi posti. Quindi siamo veramente felici di questi risultati, così come nella pallavolo, che siamo saliti in Serie C, per noi è un grande risultato e una grande annata. Maura Rotta, vi incontrate a giugno per il saggio di fine anno, ma soprattutto per festeggiare dei risultati davvero straordinari ottenuti quest'anno. Sì, prima di tutto la quantità di ginnaste che sono in società e che amano fare questo sport, unite a un sacco di bei risultati, la Serie A, il campionato di specialità e anche tantissimi podi al campionato PGS. Il grande salto, il ritorno in Serie A e poi medaglie pesantissime nei campionati individuali. Sì, sì, assolutamente, le medaglie al campionato di specialità, 5 esercizi presentati, 4 podi, sono stati veramente importanti, e il ritorno in Serie A è emozionante. Ginnastica Andrea Doria sotto i riflettori, festeggiati prima i 120 anni di vita con un saggio andato in scena all'ABG. A spasso nel tempo, questo è il titolo dell'esibizione che ha coinvolto centinaia di ginnaste. Parliamo degli obiettivi di questa società con la presidente Laila Boldini e con l'allenatrice Silvia Pezzati. 120 anni di Andrea Doria festeggiati al meglio con uno splendido saggio di fine anno all'aria aperta ai campi dello Zerbino, tantissimo pubblico, non poteva andare meglio. Sì, non poteva andare meglio, anche il tempo ci ha graziato, almeno per il momento, quindi siamo contentissimi. Il posto è stupendo, dobbiamo ringraziare i campi dello Zerbino per averci ospitato e speriamo che finisca tutto bene adesso la manifestazione.
come al solito tantissimi bambini, i vostri bambini, cosa avete portato, cosa avete presentato al pubblico? Allora, ci sono tutti i corsi, dai bambini piccolissimi, 3-6 anni, a quelli più grandi, alla preagonistica, all'agonistica, alla promozionale, ai tessuti aerei, al rock and roll acrobatico, a tutti i corsi della società. Ogni anno è fantastico e per noi quest'anno essere qui ai Campi delle Zerbine della prima volta è veramente magnifico, speriamo che il tempo regga. Festeggiamo i nostri 120 anni di storia, era il 1895 quando veniva costituita la società ginnastica Andrea Doria. 120 anni che sono stati ricchi di successo, l'Andrea Doria è chiaramente cresciuta tanto e speriamo lo faccia ancora. Quali sono stati i risultati più belli che vi hanno dato più soddisfazione in quest'annata? Beh, indubbiamente in quest'annata avevamo perso le due gemelle D'Amato che hanno avuto tanti successi con noi, ma ci siamo rifatti lo stesso perché nei campionati italiani di categoria allieve primo livello Sara De Martini ha conquistato un ottimo bronzo, quindi di nuovo ci siamo distinti con le giovanissime a livello nazionale. Le nostre squadre di serie C1, C2, B1 e B2 femminile hanno vinto sempre tutti i campionati regionali e sono arrivate alle finali nazionali, abbiamo conquistato un quarto e un settimo posto, un undicesimo. Siamo veramente ai vertici della ginnastica, ma anche la maschile si distingue. Quest'anno hanno fatto quarti i ragazzini del campionato di Serie C e hanno fatto una splendida finale nazionale a Modena. Poesia del Movimento è il tradizionale appuntamento organizzato ogni anno a giugno dalla ginnastica Rubattino, in particolar modo dal suo presidente Michele Cioffi. Presidente, qua al 105 Stadium per una serata emozionante, 250 atlete della Rubattino al saggio di fine anno che ormai da oltre 10 anni prende il nome di Poesie del Movimento. Sì, Poesia del Movimento che rappresenta la chiusura dell'attività sportiva dell'anno, per cui tutti i partecipanti si esprimono al meglio delle loro capacità, sia sul piano individuale sia sul piano coreografico, anche perché essendo uno spettacolo alla presenza di pubblico, la maggior parte dei quali sono familiari, però abbiamo anche un pubblico appassionato di ginnastica artistica e ritmica. Vuole essere non solo un'esposizione di capacità tecniche dovute alle discipline olimpiche quali sono la ginnastica artistica e ritmica, ma anche fare spettacolo con delle coreografie dove le ginnaste dimostrano che col loro bagaglio tecnico sono capaci anche a diventare ballerine, giocolieri, mimi e così via. Che stagione è stata dal punto di vista agonistico per la Rubattino? È stata una stagione più che positiva, perché poi la caratteristica della Rubattino è che opera su una massa di giovanissimi che partono e vanno avanti per arrivare quei pochi, come è nella legge dello sport, a raggiungere gli obiettivi maggiori, cioè addirittura le Olimpiadi. Quindi noi abbiamo avuto quest'anno obiettivi agonistici di queste categorie giovanili, per cui posso dire che 81 bambine ginnaste e qualche ginnasta, anche perché abbiamo anche la sezione maschile in partenza da poco, sono saliti ben 81 volte sul podio, quindi primi o secondi o terzi in campo regionale. Si conclude qui la prima parte della nostra trasmissione. Rimanete con noi. Seconda parte della nostra trasmissione Stelle nello Sport, insieme a Riprendiamoci Genova alla Strambata per una bella iniziativa legata a sport e ambiente. Verranno infatti realizzati dei campi per i bambini grazie alle scarpe da ginnastica raccolte con la collaborazione di tanti sportivi. Per saperne di più andiamo ad ascoltare due straordinari campioni, Claudio Enofri ed Enrico Nicolini. Pensare che da dei mezzi che comunque a noi ci ha dato qualche soddisfazione,
che magari in questo momento erano da buttare via, invece si possa fare in modo che comunque servono a qualcuno, servono comunque a fare qualcosa di positivo. Noi l'abbiamo fatto volentieri, speriamo che così il nostro gesto, la nostra presenza qua possa aiutare a qualcuno a, appunto, a far sì che d'ora in avanti, invece di buttare via la roba, quella che serve, invece possa essere riciclata nel modo giusto. Un bel messaggio, Claudio. A volte siamo un po' pigri, invece sapere che la scarpa invece che nel bidone, nel posto giusto, diventa una risorsa. No, hai detto benissimo, molte volte siamo pigri, io compreso, devo dire la verità, ma quando ti stimolano queste iniziative molto positive, diciamo fatte anche da due che insomma a Genova sono conosciuti, credo che possa dare risalto, nel senso che invoglia magari qualcuno che non ci aveva pensato, e devo dire che è un aspetto molto importante. Diciamo prima appunto anche per quanto riguarda il discorso dell'ambiente in generale, no? È un motivo di sensibilizzazione importante per i cittadini di qualsiasi parte del mondo, e questo anche il fatto di riciclare queste per i bambini eccetera è un atteggiamento secondo me molto molto generoso, ma allo stesso tempo molto positivo, e quindi siamo contenti di essere qui, insomma. Sport, divertimento, emozioni, grande passione, tutto questo è la Color Run, straordinaria gara che si svolgerà al Porto Antico, esattamente un mese dopo la festa dello sport. Ci siamo, la Color Run sta per arrivare, stiamo per colorarci a Genova il 27 di giugno, una corsa molto particolare. Sì, è una corsa dove più che una corsa è un evento a 360 gradi, perché la corsa di stadio presuppone anche un elemento agonistico competitivo e la voglia di arrivare primi. Qui l'elemento agonistico passa in secondo piano e in primo piano è il divertimento, la voglia di stare insieme e di condividere un'esperienza. Tutte le tappe che abbiamo fatto in Italia in questi due anni hanno avuto un fattore comune, che è quello del divertimento, e il fatto che chi abbia partecipato lascia veramente l'agonismo da parte, si diverte, sosta sul percorso, si colora e arriva al traguardo con il sorriso. Saranno in tanti a venire da fuori Genova, questo è uno dei punti di forza dell'evento che vivrà nel Porto Antico, in una location speciale che già con la festa dello sport ormai da diversi anni accende la città con lo sport come protagonista, però facciamo colorare anche i genovesi. Allora spieghiamogli come si fa, come partecipare e come funzionerà. Guarda, sì, questo è un evento che veramente fa correre gente non solo della città che ospita l'evento, ma anche da fuori. Per iscriversi è molto semplice, si può andare o sul sito e iscriversi direttamente online, il sito è thecolorrun.it, oppure andare da Obisport qui a Genova, che è un punto vendita dove ci si può iscrivere direttamente, oppure dal 24 di giugno ne avremo la nostra postazione, un promo point, al quale poi si potrà andare e iscriversi normalmente come per qualsiasi altro evento. Porto Antico sempre di più la piazza della città sul mare, la location ideale per gli eventi. Da poche settimane abbiamo chiuso una grande festa dello sport con numeri straordinari. Lo sport torna protagonista il 27 giugno con la Color Run. Insomma, ormai il Porto Antico è veramente l'impianto sportivo più attraente della città, possiamo dire anche questo. Egli, però noi ovviamente lavoriamo tutto l'anno perché possa diventare anche il più attraente. Questa manifestazione del Color Run è praticamente l'anello della catena che tra la festa dello sport e Porto Antico è stato spettacolo, perché poi sostanzialmente è un evento che coniuga sport, divertimento, giovani, musica e voglia di stare insieme. Ed è per noi è veramente un punto di riferimento in questa estate lunga che ci porterà poi anche alla musica e a tutti gli altri eventi. Un evento divertente, sportivo, dove ci sarà un momento proprio di gioia, di solidarietà tra i partecipanti. La città insieme a Porto Antico si è impegnato proprio per accogliere, per fare un percorso sul mare, quindi dare anche l'opportunità a quelli che vengono da fuori di vedere in maniera divertente e cimentandosi. Ricordiamoci che siamo una regione e una città sportivi, le famose podistiche ci appassionano e affascina, e quindi il 27 è una data da non perdere. Auspichiamo che ci sia questa come prima manifestazione e di proseguire poi nel futuro. E siamo anche orgogliosi che gli organizzatori RCS abbiano scelto Genova.
Il Rowing Club genovese festeggia due fantastici titoli italiani conquistati in Campania, nelle acque del lago Patria, un progetto che inizia a dare i suoi frutti grazie alla professionalità, alla passione dello staff dirigente e degli allenatori. Ci sono sicuramente tanti motivi di soddisfazione per il Rowing Club genovese, perché nel corso dell'ultima stagione ha ottenuto grandi risultati, ma ancor prima ha iniziato ad avviare un progetto che ha permesso, insomma, di ampliare il gruppo, e da questi sono venuti appunto le medaglie degli ultimi campionati, i titoli italiani e soprattutto anche la voglia, insomma, di lanciare un traino anche per il futuro. Sì, diciamo che sono 3 anni che stiamo cercando di ampliare la società, una società comunque storica, e stiamo cercando di ampliare il movimento, far crescere i nostri ragazzi partendo dalla base e cercando di portare più in alto possibile, e questo risultato di questi due doppi, il doppio ragazze e del doppio esordienti, è un po' un sogno che si sta avverando, una conferma del lavoro che stiamo facendo come società. Lo state pianificando tutta l'attività al meglio per non lasciare scoperto nessun settore? Sì, diciamo che puntiamo a coprire tutte le categorie, e iniziando dai piccoli, che sono poi gli atleti, i soci di domani, e poi cercando di anche coinvolgere i ragazzi nuovi, come appunto i doppi esordienti, che sono ragazzi comunque già più grandi, però che iniziano il loro lavoro, e quel gruppo di gente lì è molto importante per noi. E il settore femminile, il settore dei senior, speriamo di costruire col tempo, perché i ragazzi di oggi diventeranno i senior di domani, e quindi pian piano cerchiamo di costruire il tutto. Come è organizzato il settore allenatori del Rowing Club genovese? Allora, abbiamo la parte fondamentale dei piccoli, che è seguita da Riccardo e suo figlio Filippo. Poi abbiamo la parte, diciamo, della squadra agonistica, che va dai ragazzi agli under 23 segni esordienti, che ci siamo io, Giulio Basso, e adesso c'è anche un nostro, diciamo, collaboratore, che è Samuele Scaduto, che ci darà una mano da giugno di quest'anno in poi. Che bel titolo italiano che ha conquistato il Rowing Club genovese con Sofia Tanghetti e Maria Ludovica Costa, un risultato davvero molto importante, Sofia, che avete costruito durante tutta la stagione. Sì, abbiamo iniziato dagli italiani di fondo, siamo arrivati secondi dietro il Sile, e poi è sempre stato il Sile le nostre avversarie più toste, fino ad arrivare al primo meeting, quando abbiamo vinto, e il secondo siamo arrivati seconde. Cosa ha fatto la differenza? Sicuramente l'ultimo mese di allenamento. Bello poter contare anche su uno staff di allenatore competente e appassionato. Sì, molto. E cioè, in questi ultimi tempi ci ha seguito molto bene e siamo migliorate molto anche dall'inizio dell'anno. Come nasce la tua passione per questo sport? Ho iniziato da lieva B2 quando ero ancora piccola, e grazie ai miei fratelli. E poi pian pianino mi sono appassionata e ho continuato migliorando. Crescono gli sport equestri in Liguria, crescono a livello quantitativo e qualitativo. Sentiamo la presidente Grazia Basano Rebagliati. Ma quanto entusiasmo, ma quanta passione per gli sport equestri in Liguria. Basta dare un'occhiata a questa sala e scoprire, insomma, quella che è una realtà sempre più importante, sempre in crescita. Ma di questa stagione per cui andate a premiare stasera i vostri atleti, che cosa è importante sottolineare, presidente? Intanto che tanti giovani sono vicino a noi e vediamo un parterre ricco di giovanissimi, quindi ci garantiamo un futuro. L'equitazione è uno sport, ma è una disciplina di vita, e credo che anche tanti genitori coinvolti siano convinti che sia un aiuto alla loro formazione, alla loro educazione. Quanti sono i praticanti nella nostra regione? Parliamo dei numeri dei praticanti, ma anche dei numeri delle società. Allora, le società sono una cinquantina, e i tesserati, quindi coloro che fanno attività costante, sono sui 3.200. 2015, che anno è per gli sport equestri in Liguria? Ci sono degli appuntamenti importanti della nostra regione da sottolineare?
abbiamo appuntamenti importanti già iniziare dal mese di maggio. Iniziamo con i campionati pony, campionati di salto ostacoli a squadre, seguiranno i campionati individuali, salto ostacoli cavalli. E poi c'è l'appuntamento importantissimo Piazza di Siena, che è una vetrina per gli under 18 e molto ambita. Ci sarà una gara a squadre, una gara individuale e noi facciamo sempre la nostra figura. Termina qui il nostro consueto appuntamento con Stelle nello Sport, il magazine dedicato a tutte le discipline sportive in Liguria. Vi terremo compagnia durante la settimana grazie alle notizie pubblicate da liguriasport.com e stellenellosport.com. Da parte mia, da parte di Marco Callai, ringrazio Paolo Alampi in regia e vi do appuntamento alla prossima settimana, alla stessa ora.